Ciao dal mio Pilates e benvenuta alla lezione di Pilates dinamico. Mettiamoci sui nostri tappetini e iniziamo la lezione. Sdraiamoci. Sdraiamo con le gambe distese, le braccia lungo i fianchi. Appoggiamo bene l'osso sacro a terra, imprimiamo il centro della schiena e la parte posteriore della testa. I talloni sono uniti, le punte dei piedi appena appena separate, giusto per favorire proprio il contatto fra i talloni. I malleoli non si toccano. Strizzo bene i femori tra di loro. Quindi, ripartendo dal basso verso l'alto, talloni uniti, pensa di avvicinare i femori, quindi tra di loro le gambe sono unite e forti. Sacro appoggiato, centro schiena in appoggio. Senti che per raggiungere questi dettagli non è tanto comoda e rilassata la posizione, devi attivarti con la muscolatura in profondità. Sollevami di pochissimo la testa per appoggiare la nuca e abbassare il mento, quindi mettere in allungamento il tratto cervicale e pensa che attraverso il collo allunghi in realtà anche tutta la colonna. Sciogliamo le spalle elevandole. E nel fuori l'aria allungo le braccia in giù, come se volessi raggiungere i piedi con la punta delle dita. Inspiro su, espiro giù. Continuo a sentire forti le gambe operative. Inspiro su, espiro giù. Lo stesso movimento, o meglio, agiamo sempre sulle scapole per scioglierle. Inspirando, penso di toccare il soffitto, allontanando le scapole e fuori l'aria le avvicino. Continuo a sentire le mie gambe operative e la colonna in posizione neutra. Ora con delle ampie circonduzioni delle braccia sciolgo la testa dell'omero dentro alla cavità articolare della scapola per andare poi a posizionare le braccia proprio ai lati del corpo, molto vicine al corpo e ben allungate in giù. Allungati bene, al contrario la nuca in su. Vai continuamente a ricalcolare, come dire, a ricontrollare, scusate, a ricontrollare le posizioni delle ossa. A questo punto attiviamoci con respiro e powerhouse. Inspirando, espando bene la gabbia toracica in tutte le direzioni. Lascio il torace apertissimo, mi attivo nella powerhouse, quindi pavimento pelvico, ombelico alla colonna, che vengono risucchiati in su e il girovita. Come un cilindro che si restringe, va a raccogliersi, a compattarsi attorno al tratto lombare e nel mezzo si risucchio in su, ombelico e pavimento pelvico. Inspira, torace che si apre come un grande cilindro e resta lì, fuori l'aria, attivati nella powerhouse, le braccia allungano, la colonna allunga. Molto bene. Ora il respiro sarà in 5 tempi. 5 tempi per inspirare, 5 tempi per buttare fuori l'aria. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5, inspira 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5. Hai già capito cosa stiamo per preparare? Intanto mi sollevi le braccia e fai in modo che i palmi delle mani siano sopra l'area delle cosce. Allunga bene le braccia come per toccare un punto lontano. Sollevati con la testa e con le spalle. Stringi forte tra di loro i talloni e le cosce. Stacca di pochi centimetri da terra le gambe. Eseguiamo 4 volte il ciclo di respiro di Andred. Quindi su. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5, inspira 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5, inspira 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5, inspira 2, 3, 4, 5, fuori 2, 3, 4, 5, giù, continua giù, inspira profondamente. E fuori l'aria, forte forte la powerhouse, anche in statica, senti bene la colonna in appoggio, in allungamento, stringi ancora i talloni, i femori.
Inspirone, fuori, 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 fuori. Ancora sollevati con la testa, sollevati con le spalle, mani sopra la linea delle cosce. Tre respiri qui, ragazze. Lunghe le braccia, lungo il collo. E voilà, muy bien. Ora io lombrico in giù per avere dello spazio per fare rollover. Preparati con le gambe sulla verticale, muoviti lentamente, lascia il tempo ai muscoli di distendersi, braccia sulla verticale, braccia giù con i polpastrelli puntati, ok? Sollevati con la testa e con le spalle, imprimi i polpastrelli nel suolo. E cerca di sollevare il bacino puntando i piedi più verso l'alto che verso dietro, anche se il risultato sarà di portare le gambe parallele al suolo sopra il viso. Le separo, appoggio gli avampiedi a terra, pensa di spingere i talloni verso il suolo, i glutei verso l'alto e con controllo scendo, cerca di lasciare giù bene i piedi. Quando il bacino tocca terra, fai disegnare le gambe, due semicerchi, i talloni e le gambe si rincontrano poco oltre la verticale. Punto i polpastrelli testa su, gambe sulla verticale, sollevati senza cambiare l'angolo, diciamo busto gambe, separa, appoggia gli avampiedi, glutei spinti in alto, con controllo scendo. Voilà, disegna il semicerchio con le gambe, polpastrelli testa, gambe sulla verticale, mantengo l'angolo busto gamba per sollevare il corpo. Separo, resta, spingi in alto i glutei e con controllo scendo e faccio unire le gambe. Molto bene, torno in su, ok? Lascio la gamba destra sulla verticale, la sinistra a terra, aggancio le mani sotto al ginocchio destro. Inspira nel fuori l'aria, solo mi sollevo con la testa e con le spalle, lascio pari pari le anche, malgrado la posizione sia asimmetrica. Inspirando, salgo in posizione seduta. Unisci le gambe e le pareggi, mettendo tutti e due i piedi flex. Punta le mani a terra ai lati delle gambe, lo sguardo all'ombelico, scendi più che puoi. La testa pensala sotto la linea delle braccia, tirati bene. Ritorno, sposto le mani dietro al corpo, schiena diritta, sguardo in alto. Inspirone per aprire bene la gabbia toracica, pancia bene sottile, sottile. Guardo l'ombelico fuori l'aria, senza muovere la schiena, solo la testa, ok? Forti le gambe, piedi molto flex, inspirando scivola a terra e lascia che proprio le mani da una parte scivolano, dall'altra sostengono il peso del tronco. Torno con le braccia ai lati del corpo, sono in posizione di allineamento perfetto con il corpo, box, schiena, prepara la gamba sinistra a tavolino. Senti che il movimento già tende a far schiacciare giù l'anca sinistra, ma non la tua, non la mia, non la nostra. Mani sotto al ginocchio sinistra, inspira. Fuori l'aria, sollevati con la testa e con le spalle, ribilancia ancora il bacino. Inspirando, mi aiuto con la gamba, salgo, pareggio le gambe, punto le mani a terra, sguardo l'ombelico, tirati. Tirati, la testa finisce sotto la linea delle spalle, quindi ritorno, quindi ancora mani dietro al corpo, respira, scarica proprio il peso del tronco attraverso le braccia a terra. Fuori l'aria, lo sguardo cerca l'ombelico. Inspirando, espando bene la gabbia toracica per scendere. Voilà. Braccia lungo i fianchi, recupero entrambe le gambe a tavolino e mani sotto alle ginocchia, inspira, fuori l'aria, sollevati solo con la testa e con le spalle, devi sentire bene il collo, diciamo, non devo perdere la sua lunghezza, quindi l'obiettivo non è appoggio il mento allo sterno, ma mantengo tipo la distanza di un pugno tra mento e sterno. Inspirando, salgo seduta, talloni a terra, piedi flex e di nuovo mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, ritorno, ritorno. Posiziono le mani, schiena diritta, inspira. Fuori l'aria, giù la testa, cerca con lo sguardo l'ombelico.
inspirando scendo. E riporto le braccia ai lati del corpo. Fletto la gamba destra e la stendo sulla verticale per one leg circles. Prima cosa, posizione asimmetrica, quindi vado a bilanciare la mia box. Braccia lunghe e forti. Inspirando la gamba destra va tutta a sinistra. Disegna la prima metà del cerchio. Nella prima metà del cerchio ritrovo l'allineamento e forte il lavoro della powerhouse che tira in su. Immagina un filo invisibile che dalla zip del pantalone che rifà risalire la tua powerhouse e risale la gamba. Ok, biomeccanicamente non è così, però lo deve essere nella tua testa, nella tua coordinazione mentale. Inspira. E fuori, 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 fuori. Allungati attraverso la nuca. Voilà, fletto la gamba destra, la stendo, ritrovo la linea del corpo, prepara la gamba sinistra. Prima flessa, lenta la distensione, dai tempo ai muscoli di distendersi. Molto lenta la prima ripetizione, inspiro, vado a testare anche il twist della mia colonna, arrivo al centro, mi risistemo bene nella mia linea e fuori l'aria, tiro in su, tiro in su, tiro in su, tiro in su e recupero la mia gamba. 5 ampi cerchi con 5 respiri profondi. Inspiro 1 e 2, tutto il corpo lavora per ancorarsi nel terreno. 3, 4, ultimo. Voilà, entrambe le ginocchia flesse al petto, mani sotto alle ginocchia. Sollevati con la testa e con le spalle, raggiungi la posizione seduta, un passettino in avanti dei glutei verso i talloni per avere lo spazio dietro e poter eseguire insieme rolling like a ball. Stacca le mani, incrocia le braccia davanti alla linea delle gambe senza usare le mani per la presa, ma l'abbraccio, quindi avvicinati proprio i femori al petto, il petto ai femori, dondola 3 volte così. Sulla schiena, rimani compatta e chiusa, dondola e su, vado a massaggiare la mia schiena. Voilà, cambia l'accavallamento delle braccia 3 volte così, dondolo e voilà su, dondolo e su, ancora uno, dondolo e adoro rolling like a ball. Mi sdraio giù. Porto le ginocchia al petto per double leg stretch, le tiro bene al petto senza sollevare l'osso sacro da terra. Inspiro, apro il corpo a squadra e dalla powerhouse che si approfondisce recupero le braccia, recupero le gambe. Inspiro, apro, lunghe le gambe, lunghe le braccia, centro schiena in appoggio, approfondisco e mi allungo attraverso la nuca. Ultimo, inspira. E fuori l'aria. Ora vedremo 3 volte la versione tosta, ok? Io mi sposto un pochino in su per avere spazio. Attenzione, prima le gambe, il percorso, i piedi sfiorano il terreno, le gambe si stendono come abbiamo fatto tipo in 100, ok? A pochi centimetri dal suolo, gambe fortissime unite, le braccia stringono bene contro il corpo e ritorno con il percorso inverso delle gambe. 3 volte così, bello intenso, 3 respiri, 3 movimenti. Vai! Inspirone e approfondisci, approfondisci, approfondisci per tornare. Scava forte tutto il corpo, fuori, torno. Ultimo. Voilà. Pronti per scissor. Sforbicio le gambe sulla verticale. Ho la gamba destra verso il petto. La tiro e scavo. Pareggia bene i glutei e le anche. Cambio dall'altra. Vai piano, raggiungi uno step a gamba distesa. Supera questo step. Supera e adesso un po' più rapido il movimento. 1, 2, 3, 4, 5, mento abbassato, 7, 8, 9,
10, prova a sollevare la testa e le spalle, con le mani raggiungi la caviglia, apri di più scissor, apro, 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 apro sempre di più, fantastico. E voilà, ginocchia al petto, mani dietro alla nuca per preparare criss-cross, gambe a tavolino. Mi sollevo al centro con la testa e con le spalle. Cerca di salire un po' di più. Un po' di più. I tuoi gomiti sono nel campo visivo. Ora stendi la gamba sinistra in avanti e fai twist opposto con il tronco. Il gomito, in questo caso il sinistro, punta non tanto al ginocchio quanto al malleolo interno del piede. Quello dietro apri indietro. Tre insistenze per salire solo di più. Uno, due, tre. Torna al centro, resta, collo lungo. Uno, due, tre. Cambia l'incrocio, gomito al malleolo. Uno, due, tre. Torna al centro, resta. Uno, due, tre. Twist e resta. Uno, apri i gomiti. Due, tre. Resto al centro, 1, 2, 3, cambia il twist, 1, 2, 3, resta al centro, 1, 2, stendo le gambe, le faccio scendere e salgo in 1, 2, 3, inspiro giù e fuori, 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 fuori per recuperare le gambe. In e fuori, 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 ultimo. E voilà, mani sotto le ginocchia, giù la testa. Ruoto il capo una volta a destra, una volta a sinistra. Mi fermo al centro e sollevati in posizione seduta per spine stretch forward. Quindi preparati con le gambe divaricate, tese e i piedi flex, possibilmente la schiena diritta. Se non riesci a tenere la schiena diritta e ti ritrovi in questa posizione, fletti un pochino le ginocchia, metti la schiena diritta, braccia belle distese e rigide fino alla punta delle mani, che è a palettina così, punto a terra, 10 secondi per crescere con la colonna e per sprofondare con le anche dentro il pavimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mollo giù la testa e il collo alle spalle, raggiungo con le mani il punto più avanti e lontano possibile e da lì provo anche di mezzo centimetro a superarmi. Uno, due, torno, ripeto l'allungo, tenuta proprio forte della schiena, sprofondo con le anche nel pavimento e allunga la nuca in su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, testa, collo, spalle, mi allungo. Arrivo al massimo, provo a superarlo all'1, al 2, al 3 e quindi ritorno. Riavvicino le gambe, un passo in avanti dei glutei verso i talloni, le mani afferrano l'esterno delle caviglie, trovo l'equilibrio sui glutei staccando da terra i piedi, apro. Distendo le ginocchia, separando le gambe quanto le spalle circa e ritorno. Inspiro, apro, open leg rocker e giù. Inspiro, apro e giù. Apro, resto. Giù la testa, dondola sulla schiena e ritorno in equilibrio sui glutei. Dondola sulla schiena e ritorno. Ancora uno, dondolo. E ritorno, unisco le gambe, stacco le mani, scendo con controllo. A cavallo, una gamba sull'altra, flettendo un po' le ginocchia, ok? Vedi come risulta la visione delle tue gambe, ok? Molto bene. Le mani stanno non esattamente sotto al sacro, ma avvicino le mani al corpo in modo da dare come un sostegno all'area del bacino.
Ok? Imprimi con ancora più fermezza il centro della schiena giù, il mento abbassato. Fai disegnare ai piedi dei cerchi, massaggiando bene l'addome. Uno, due, usa bene la powerhouse. Tre, cambia il giro. Le gambe vanno piuttosto rapide, il respiro lento e profondo. Mi fermo e cambio l'accavallamento delle gambe. 5 cerchi rapidi in un senso, 5 cerchi rapidi nell'altro. Cambio il giro. Sentiti respirare. Fammi l'ultimo. E voilà. Mi fermo. Mani sotto alle ginocchia. Mi sollevo con la testa e con le spalle, raggiungo la posizione seduta per destò. Mi siedo al centro del tappetino, mi sistemo. Questi pantaloni non vanno bene, scendono. Ok, gambe separate con i piedi flex, vale il discorso di prima. Se per tenere la schiena diritta devi flettere le ginocchia, fallo un po' così, ok? Piuttosto che gambe distese, schiena tonda e gobba indietro. Così, piedi molto flex, braccia fuori, schiena in linea, attenzione a tenere le mollettine qui. Spesso si confonde lo stare diritti e allineati con la posizione del soldatino sull'attenti e si spancia con il costato, ok? Chiuse le scapole dietro la schiena, la famosa nocciolina da tenere fra le scapole. Inspiro, faccio il twist senza andare a muovere nulla, né delle gambe né dell'allineamento del bacino. Giro il palmo della mano dietro, vai con il mignolo della mano al mignolo del piede, fronte al ginocchio, sguardo all'ombelico. La vera tua attenzione sarà di tenere giù l'anca sinistra mentre le braccia allungano e mentre provo a scendere di più, ma non in forma di molleggio, ma in forma di insistenza. Vado uno, vado di più due, schiaccio l'anca opposta, tre. E ritorno, esco dal twist, mi sistemo al centro, dall'altra parte. Prima il twist lento, verifico l'allineamento orizzontale delle anche. Prepara le braccia, mignolo al mignolo, fronte al ginocchio, concentrati sul gluteo opposto, giù sull'anca che schiaccia, né? Scendo e vado uno, due, tre. E ritorno, ne facciamo uno a destra e uno a sinistra in dinamica, quindi più rapido. Twist e uno, due, tre, su. Twist e uno, due, tre, su e voilà. Faccio un twist. Cado sulla mano destra dietro, verifico di avere ancora l'anca sinistra giù. Appoggiati sul gomito, verifica di avere ancora l'anca destra giù e attenzione qui a non spanciare. Tengo compatta la powerhouse e il girovita. Preparo il braccio sinistro dietro, ricordati la spalliera qui dietro. Ora ti allunghi per prendere il piolo più alto che puoi, staccando inevitabilmente il bacino sinistro. Su, mi aggancio con la mano, faccio proprio il pugno che chiude l'immaginario piolo della spalliera e nel fuori l'aria la mano resta là attaccata e cerco la discesa del bacino, favorendo nuovamente un bel twist. E quindi, con l'aiuto del braccio di terra, spingo per far risalire il tronco e quindi su. Dall'altra parte mi giro, così vado a sinistra. Prima il twist. Poi l'appoggio della mano nella quale verifico l'appoggio dell'anca opposta. Attenzione che sembra solo preparazione, ma è già esercizio. Mi appoggio sul gomito. Qui devo respingere bene il gomito, sentire che ho le mollettine, quindi non devo spanciare e inarcare la schiena e giù bene l'anca destra. Ok? Ora vado a prendere il piolo più in alto possibile, staccando il bacino destro. Posizione di massimo allungo, prendo il piolo, lo stringo proprio in mano e nel fuori l'aria la mano resta lì e cerco la discesa dell'anca destra. Tira, tira bene questo bel twist e voilà, il ritorno prima del braccio, poi con il braccio di terra premo a terra per sollevare il busto stesso. Quindi unisci le gambe, fai una bella oscillazione e ti ritrovi pancia in giù per
Swan dive, gambe unite e forti, powerhouse pronta da prona, quindi pube in appoggio, anche distese, ultime costole in appoggio, tengo forte, penso un foglietto da stringere qui tra le cosce. Inspirando, allora le mani sono sotto e poco più avanti delle spalle. Inspirando, sollevati e fuori l'aria disegna un ampio cerchio con la testa. E scendo, cerca di mantenere unite, unite le gambe. Ancora uno con il cerchio della testa dall'altra parte. E scendi un po'. Ora stacca le mani all'improvviso, diciamo, dondola e ritorno. Dondolo, torno. Dondolo, torno, dondolo e stop. Mi posiziono sui gomiti. Una mano è chiusa a pugno, l'altra avvolge il pugno. Ok? Attenzione che è già esercizio, come vi dicevo anche prima, alla preparazione. Costantemente respingo con i gomiti e il taglio proprio dell'avambraccio terra per evitare che le spalle si insacchino. Powerhouse tenuta, quindi attenzione anche alla schiena e non devi avere la percezione di toccare con la pancia a terra, ma solo con le anche e con il pube. Gambe possibilmente unite, stringi il foglietto tra le cosce, inspiro, tiro bene il tallone sinistro verso il gluteo sinistro, ma nulla si perde nelle spalle, nelle braccia, nell'allungo della colonna attraverso la nuca e nella tenuta della powerhouse. Cambio gamba, inspiro, tallone destro al gluteo destro, mi tiro, mi tiro, mi tiro. Mi tiro e stendo, tiro, 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 stendo. Ancora uno per lato. Fantastico, scendo, prona, porto le mani, le sovrappongo, la mano destra o sinistra prende l'altra, cioè non intreccio le dita, voglio dire. Okay? Porta il dorso delle mani il più in alto possibile verso le scapole, i gomiti il più a terra possibile verso il suolo. Verifica la posizione neutra della tua schiena. Molto bene. Come la coda di una sirena, le gambe si muovono all'unisono nel flettere le ginocchia e portare i talloni e i glutei. Questo movimento lo faremo espirando, quindi fuori l'aria qui. Inspirando, stendo le gambe, stendo le braccia, le gambe si staccano dal suolo, le braccia restano staccate dal corpo, tanto mi trascino talmente tanto con le braccia indietro che sollevo di più la testa e le spalle, ma la powerhouse resta tenuta, quindi la pancia deve essere in dentro e non in fuori. E quindi scendo, riporto i talloni e i glutei, riporto il dorso delle mani in alto e i gomiti a terra. Apro bene il petto, chiudo le scapole dietro la schiena, tieni la nocciolina forte, 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 stringi le cosce e i femori e giro la testa dall'altra parte per scendere. Ancora uno di qua, uno di là. Intendo dire la rotazione della testa. Tiro, 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 tiro bene la posizione e fuori. Ultimo. Voilà. Stendo le gambe, mani sotto la linea delle spalle, con la forza delle braccia ti sollevi. Passa lentamente alla posizione di rest position, portando i glutei sui talloni, distenditi con la schiena. Fronte a terra, giù bene con i glutei mentre ti allunghi con le braccia in avanti. Molto bene, ragazzi, ci prepariamo adesso. Riposino fatto per neck pull. Da sedute, quindi gambe unite, piedi flex, un po' flesse se vuoi le ginocchia per avere la schiena diritta. Anzi, dividi un attimino le gambe, larghezza C tipo della testa, perché teoricamente la sommità della testa deve finire giù proprio nello spazio fra le ginocchia stesse. Mani le posso tenere anche intrecciate, mi va bene? Purché messe bene sotto la linea dell'attaccatura dei capelli, dove c'è quel famoso gradino che ci permette di trazionare un pochino in su il collo,
I pollici invece sono in giù, sulla lunghezza, diciamo, del collo stesso. I gomiti, se tu guardi all'orizzonte, sono nel tuo campo visivo. Inspira, cresci. Nel fuori l'aria, scendi dall'alto verso il basso. Continua a sentire comunque una buona pressione delle mani contro la nuca e della nuca contro le mani. C'è un'opposizione controllata. Scendo e penso di portare la sommità della testa giù fra le ginocchia e quindi lentamente ritorno. Le mani devono sempre imprimere una sorta di autotrazione, ma fallo veramente con attenzione. Muoviti lentamente sia mentre scendi che mentre sali. Se senti fastidio o all'area cervicale o all'area lombare o della schiena in toto, non lo fare. Deve essere un piacevole stretch generale, ok? Inspiro, cresco. E fuori l'aria scendo. Immagina un po' come il ricciolo di del burro, no? Voilà, giù e ritorno un'altra volta. E fuori, 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 e quindi su. Molto bene, ragazzi, ci prepariamo per Scissor Bicycle Shoulder Bridge Twist Spine. Mettiamoci a terra. Fantastico, sistemati se anche tu oggi hai il problema della tutina. Infatti bisognerebbe usare proprio la tutina intera, né, per fare Pilates, anche proprio per questo motivo. Ora portiamo le ginocchia verso il petto, le ginocchia, il bacino lo solleviamo per andare a posizionare bene le mani a supporto del bacino. Attenzione che la schiena non deve essere tanto tondeggiante, devo dare alla schiena una forma lineare, diciamo come una tavola obliqua rispetto al suolo. Stendo le gambe sulla verticale e inizio a sforbiciare le gambe, ok? Esattamente, ragazzi, come l'utensile della forbice stessa. Non posso abbandonare giù questa gamba, ok? E l'altra niente. Infatti adesso sarà più difficile rispetto allo scissor di prima portare avanti la gamba, ok? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raccolgo le ginocchia al petto, scendo, riposo i polsi e poi faremo un'evoluzione di scissor verso bicycle. Quando siamo in scissor, la gamba che sta in avanti deve flettersi, ti farò vedere con il tallone, con il piede penso di calciare il gluteo. Ok, ginocchia al petto, solleva il bacino, sistema le mani, prepara le gambe, scissor, vedi la gamba che sta non verso il petto ma nella direzione opposta, vado proprio a calciare il gluteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ginocchia al petto, scendo, riposo i polsi a terra, i piedi, gambe separate, diciamo quanto poco meno delle anche, ok? Quindi non tanto aperti i piedi. Solleva il bacino, di più il lato destro per mettere la mano destra sotto al bacino e quindi la sinistra. Le braccia danno ancora una volta un bel sostegno al bacino. Cerco di aprire bene il petto, ma attenzione a non divergere i femori, ok? Stendi la gamba destra inizialmente a terra, dopo staccala di qualche centimetro, individua quello che è il cosiddetto metà della tibia opposta, ok? Stringi la gamba contro l'altra, lo so che non è facile, doppio kick della gamba sulla verticale, la allungo, scendo fino a metà della tibia opposta. Kick. Kick con i piedi al martello e piede a punta per scendere. Kick, kick, allungo. Kick, kick, allungo. Kick, kick, allungo. Kick, kick, allungo. Cambio. Prepara la gamba sinistra a metà della tibia opposta. Vai. Doppio kick e allunga. Doppio kick e allungo, doppio kick e allungo. Quando la gamba scende, ricordati di quasi voler stringere le cosce, anche se ovviamente non avranno il contatto tra di loro.
Molto bene, atterra anche il piede sinistro, sfilo una mano, sfilo l'altra, scendo con controllo. Rilasso un attimino i polsi, porto le ginocchia al petto, le mani sotto alle ginocchia, mi sollevo con la testa e con le spalle, raggiungo la posizione seduta per twist spine, gambe unite. A martello, possibilmente distese con la schiena diritta. Vale il discorso di prima: se per tenere la schiena diritta ti serve flettere le ginocchia, fallo, ma il minimo possibile. Preparo le braccia in avanti, ok? Con i palmi anche in su mi va bene. Palmi in su, più difficile. Ok, inspirando, porto il braccio destro dietro, girando ovviamente verso destra. Stringi tra di loro le cosce, non deve cambiare nulla nell'assetto delle gambe e del bacino, ok? Il mento segue la spalla che va dietro, ok? E tira un po' di più, un po' di più e cresci, un po' di più e cresci e ritorno. Dall'altra parte, inspiro, apro con la massima volontà possibile, mi allungo e vado un pochino oltre nel twist. Mi allungo con la colonna e vado un pochino oltre nel twist, ancora e voilà. Ancora una volta a destra e una volta a sinistra. Inspirando, apro fuori l'aria, tengo l'insistenza. Uno, due, tre, sempre più piccolo il giro vita. Dall'altra parte, l'ultimo, forza. E ritorno. Molto bene, mani a terra, mi sposto un pochino in avanti per andare a eseguire jackknife. Sdraiandomi sulla schiena, valutiamo di avere gli spazi per jackknife. C'è una candela, ti ricordi 3 secondi in ogni posa? Allora, prepariamoci insieme. Braccia lungo i fianchi con i polpastrelli puntati, gambe distese poco prima della verticale. Tengo qui uno. Due, tre. Faccio transitare le gambe dalla verticale, attivo il sollevamento del corpo come se volessi mantenere l'angolo busto gambe di 90 gradi. Porto le gambe nella candela, vedi, a 45 gradi indietro. Tengo uno, tengo due, tengo tre. Dai glutei allineo le gambe il più possibile sulla verticale, senza spostare il peso sulla cervicale. Uno, due, tre, le gambe scendono ancora ai 45 gradi, tengo uno, due, tre e con controllo faccio scendere la schiena fino al bacino, porto le gambe ancora prima, poco prima della verticale, tengo tre, due, uno, gambe sulla verticale, sollevati, individua la direzione dei 45 gradi, tieni uno, due, tre, forti nella powerhouse, nei glutei, nell'approfondimento. Attenzione che non è vado su e vado sul collo, il peso cerca sempre di essere distribuito fra le spalle. Tieni uno, due, tre, torna ai 45, uno, due, tre, scendo. Ultima volta, forza. Tieni uno, due, tre, solleva, individua e tieni uno, due, tre, powerhouse fortissima. Uno, due, tre, uno, due, tre e scendo. Fletto le gambe, indietreggio un po' lombricando, apro la parte destra del corpo perché mi metterò sul lato destro del corpo per side kick. Molto bene. Allora, adagia la testa sul braccio destro come fosse il tuo cuscino, spalla su spalla, anca su anca, fletto la gamba di sotto. Molto bene. Faccio un doppio kick della gamba sinistra senza né insaccare la schiena né inarcarla, ok? La faccio viaggiare proprio a livello dell'anca. Anche quando porto la gamba dietro, stringo forte forte il gluteo e non mollare la schiena assolutamente. Doppio kick in avanti, allungo la gamba dietro e mi allungo con la schiena. Doppio kick in avanti, allungo. Doppio kick, allungo. Doppio kick, allungo. Doppio kick, allungo. Doppio kick,
Allungo, doppio kick, allungo, doppio kick, allungo. Gamba su gamba, mano sinistra a terra, premo e mi sollevo con la forza del braccio, cambio lato. Mi metto giù sul lato sinistro. Adagio la testa sul braccio sinistro, gamba sottoflessa, metti a posto bene la posizione perché dalla buona posizione delle ossa dipende la riuscita dell'esercizio. Spalla su spalla, anca su anca, linea della schiena parallela al suolo. La mano che sta qua dietro ti tira un pochino il collo stesso. Doppio kick. Qua devi approfondire bene la piega del pantalone e mantenere completamente uguale la posizione del tronco fino all'anca. Estendo, strizzo bene il gluteo, non devo andare né in avanti così con la spalla e con il tronco, mi raccomando, né esagerare, diciamo andare troppo dietro perché in realtà mollo la schiena, ok? Vai, doppio kick, allungo, doppio kick. Allungo, doppio kick, 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 allungo, ancora uno, fantastico, gamba su gamba. Mano destra a terra, con la forza di questa mano che preme, di questo braccio che mi aiuta a salire a far salire il corpo, mi metto in posizione seduta pronta per teaser. Appoggiamo le mani dietro al corpo in modo da scaricare bene il peso del tronco stesso dietro. Fletto la gamba destra verso il petto senza che questo comporti un mollo le spalle, mollo la schiena. Ok? Tengo, fissa lì il ginocchio. Stendi la gamba sul prolungamento del femore e quindi giù. Dall'altra parte, fletto la gamba sinistra, nulla cambia nell'assetto del bacino, devi sentire pari le anche, schiena diritta, le braccia che danno supporto alla posizione. Stendo e giù. Ancora la destra, stendo e giù. Ancora la sinistra, stendo. E giù, tutte e due le gambe assieme, stendo e giù, tutte e due le gambe assieme, stendo e resta. Stacca le braccia, mettile parallele alle gambe. Tieni 5, 4, 3, 2, 1. Mi fletto, fletto le braccia, mi appoggio sui gomiti, fletto le ginocchia e passiamo da hip circles. Porto entrambe le ginocchia a destra, sollevando il bacino sinistro e ritorno. Adesso pensa, deve partire da qui il movimento, dal sollevamento del bacino di destra per andare con entrambe le gambe a sinistra e ritorno. Cambiamo lato, dal gluteo sinistro parto, stendo, fletto, torno dal gluteo destro, parto nella direzione opposta, stendi le gambe, torno giù. Ancora una volta, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. A terra i piedi, allunga le gambe, allunga le braccia. Apri un lato del corpo per andare in posizione di prona, dove eseguiremo lo swimming. Ora, braccia distese, gambe distese, leggermente separate. Immagina di essere in 10 centimetri di acqua, ok? Powerhouse e posizione neutra pronte. Stacca da terra le gambe senza far variare nulla nel tuo assetto posturale dell'area della box. Stacca le braccia. Adesso immagina di voler fare tanta schiuma nuotando con le gambe e con le braccia. Vai, 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 veloce, veloce, veloce. Fai tanti schizzi con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, vai, 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 vai. E voilà. Fai rientrare le mani sotto la linea delle spalle, sollevati con la forza delle braccia e raggiungi la posizione di allungo
sedendoti con i glutei sui talloni, fronte a terra, giù, mi allungo un attimino, molto bene, cammino in avanti e raggiungo la posizione della panca frontale, quindi mani sotto la linea delle spalle, stendo una gamba, stendo l'altra, ok? Ora ragazzi cerchiamo di immaginare un muro davanti a noi, esattamente davanti alla testa. Tu prova a immaginare proprio che io sia qui a contatto, vedi, con la testa contro, ecco, a livello di video dovresti vedere la pallina azzurra, no? E i talloni. Inspirando, cerca con i talloni di scendere e con la testa di andare a premere contro la pallina. E fuori l'aria, molla un po'. L'obiettivo è andare giù bene con i talloni, ma senza perdere. Quindi non è vado tutto indietro e vado tutto in avanti, ma cerca l'allungo, tira bene i talloni giù, è quasi impercettibile il movimento, ma ti assicuro che lo sforzo c'è. E riposo, mi appoggio sulle ginocchia e mi appoggio proprio in seisa centrata, glutei sui talloni, braccio sinistro in alto. Mano destra alla coscia opposta, cerca di scendere da un lato, così, proprio di scendere appena appena con il gluteo sotto all'appoggio, ok? Dei glutei. E risalgo, cambio, quasi mi tengo con la mano, mi siedo e cambio. Mano agganciata al femore, alla coscia, mi scendo il meno possibile. E su, cioè, o meglio, il più vicino possibile, con solo un gluteo appena appena sotto al tallone. Ancora appena appena sotto al tallone. E su, fammi l'ultimo. E su, molto bene. Ci mettiamo seduti all'inizio del tappetino per The Seal, la nostra foca. Allora, equilibrio sui glutei, ginocchia separate, braccia protesi in avanti con le mani a preghiera. Fai scendere le mani a preghiera sotto il livello dei talloni. A questo punto stacco le mani, prendo l'esterno delle caviglie stesse. Le braccia sostengono le ginocchia, i piedi sostengono le mani. Eseguo delle battute, dei movimenti che in realtà abbi cura che siano in partenza dalle anche, non dai piedi, eh? Quindi due battute, dondola sulla schiena, torna in equilibrio sui glutei. Due battute, dondola sulla schiena, torna in equilibrio sui glutei. Ancora dalle anche, due battute, dondola su. Continua a dare supporto con le braccia alle ginocchia e con i piedi alle mani. Senti proprio una sinergia braccia gambe. Ancora uno, tac tac, dondolo e là. A terra con i piedi, movimento di rotazione. Ok? Da questa posizione, spingendo con le gambe, raggiungi bene la posizione della panca frontale. Ti pieghi 5 volte sulle braccia. 1, 2, 3, 4. 5. Alza il bacino, cammina all'indietro con le mani fino a portare il peso sui talloni. Metti a posto i piedi unendo i talloni, lasciando appena appena separati gli alluci, separati i malleoli. Gambe possibilmente distese, mantieni il peso ben distribuito anche in avanti, sulle dita dei piedi. Io scompaio per un attimo, rimaniamo in postura eretta. Qualche bel respiro, senti la tua postura rigenerata dalla lezione e voilà, un passo in avanti. Molto bene, eccoci qua. Muy bien, molto contenta. Bene ragazzi, grazie, noi ci vediamo presto, prestissimo con una prossima lezione.